sto divertendo come una pazza e mi si è aperto un mondo, a dire la verità, perché non l'avevo mai fatto e succedono tante cose, nel senso se ne scoprono di nuove. Per esempio, la percezione della voce propria è completamente diversa, quindi con le cuffie e con il microfono io scopro una possibilità nuova dello strumento proprio della voce, espressivo, che addirittura mi sorprende mentre leggo perché si aggancia subito ad una parola e risuona, non lo so, guarda, adesso mi sto perdendo, però mi sorprende, cioè io leggo e dico come mai l'ho letta con questo tono, questa parola, come mai sono andata in quella direzione, come mai sono andata in alto piuttosto che in basso, come mai l'ho sottolineata così? Mi viene istintivo perché è proprio una diversa percezione della voce ed è una cosa che per esempio in cinema non mi era mai successa perché si lavora su altri parametri, si è più connessi magari emotivamente, non ti senti mai dall'esterno, credo che non si lavorerebbe bene, magari uno sarebbe un cane se si sentisse dall'esterno, invece in questo caso il sentirsi ti aiuta ad entrare ancora di più dentro. E poi mi è successa un'altra cosa, che mentre sto lì dentro sento che si potrebbe creare un legame ancora più intimo con il fruitore di un audiolibro piuttosto che con uno che guarda un film. Mi sento, cioè io mi immagino addirittura la persona che sta ascoltando l'audiolibro, me lo sono figurato, me ne sono figurati più di uno. Mi sono figurato una persona distesa nel letto che ha bisogno di rilassarsi, che non riesce a dormire, che soffre di insonnia e quindi si mette l'audiolibro mi sono immaginata una signora sui 60 anni da sola, cioè mi sono fatta tutta una serie di personaggi e mi sento che si crea un contratto affettuoso. Non lo so, una cosa. Proprio la sincera verità, all'inizio, tu mi hai detto che si trattava di questo libro, ho avuto un istante di resistenza rispetto al titolo perché pensavo che forse me lo immaginavo, non lo so, non ho avuto un'attrazione immediata. Dopodiché sono rimasta innamorata di questo libro. Sono innamorata perché è un libro molto intelligente, molto ironico. E attraverso proprio l'ironia, anche in certi momenti, c'è appunto lo sguardo di questo scrittore algerino che osserva i musulmani, gli immigrati, ma anche noi italiani, da un punto di vista e ci dice delle cose che riguardano noi, e che sono cose che appunto che poi riguardano in questo momento la nostra società più che mai, no? E ho imparato tante cose anche sulla religione islamica. E è veramente interessante, infatti anche adesso che lo sto rileggendo, perché l'ho letto prima una volta, ora che lo sto rileggendo, mi piace rileggerlo perché poi ha creato due personaggi secondo me veramente bellissimi, i due protagonisti sono due personaggi stupendi, per degli attori sarebbe molto stimolante interpretarli, c'è cioè il personaggio di Safia che mi ha fatto innamorare. Questo libro che, oltre a essere semplice, delizioso, è scritto benissimo. È scritto benissimo e mentre lo leggi ti fa venire da attore la voglia di interpretarlo pure al cinema, pure in teatro, pure in un audiolibro. Fatemelo interpretare perché è proprio bello e divertente. Un personaggio che sembra creato da... scritto da mio nonno per dirmi: guarda, voglio aiutarti a fare l'attore. Qua c'è un personaggio, se non lo fai con questo non hai altri personaggi con cui poterlo fare. Un siciliano che dall'aspetto medio orientale che si finge arabo per un'indagine di polizia.